Io sono Annalisa Diaz e sono la responsabile del Centro di Documentazione e Studi delle Donne di Cagliari, che per alcuni versi, in particolare, ho collaborato a delle iniziative che riguardano appunto i problemi della cooperazione allo sviluppo. E oggi mi è stato chiesto di coordinare questa, chiamiamola tavola rotonda, perché io mi auguro che non interverranno soltanto i rappresentanti delle strutture presenti, ma che il dibattito si ampli alla platea e che quindi anche chi non è rappresentante ufficiale possa esprimere il proprio parere rispetto ai problemi e agli argomenti che verranno affrontati. Da un elenco che mi è stato consegnato risulta che sono presenti le rappresentanti della FILEF nella persona di Sonia Argiolas, sì, dello SCI nella persona di Roberta Sanna, di Manitese nella persona di Lucia Ligi, della rete Radi Resh di Maria Luisa Ligi e di Auschwitz Gianni Concas e di Sucania Maria Paola Ezzo. Allora, io credo di avere appunto il ruolo di coordinare gli interventi, vorrei dire solo due parole per avviare questo confronto, che mi sembrano parole ovvie, nel senso che però sempre importanti da sottolineare, è che nel panorama delle presenze di associazioni, di strutture, di enti più istituzionali o di volontariato che si occupano della cooperazione allo sviluppo, esiste una, diciamo, una vocazione che ovviamente non è identica per ciascuno dei gruppi, ma non è identica non perché rappresenti una linea in contrapposizione a un'altra, ma perché ogni gruppo ha una sua storia, ogni gruppo ha delle energie costruite, delle professionalità, delle competenze costruite nel corso del tempo e ovviamente si presenta come struttura che ha come obiettivo sempre la cooperazione allo sviluppo, però con sfaccettature, obiettivi, metodi, pratiche che non sono sempre identiche. Allora, in questo senso mi sembra che oggi sia importante che noi riusciamo a individuare la presenza ma anche le differenze e il valore che ciascuna presenza ha, l'apporto che ciascuna presenza dà nella complessità di questo problema della cooperazione allo sviluppo. Buonasera, io sono Sonia, sono una volontaria della FILEF. La FILEF significa Federazione Italiana Lavoratori Migranti e Famiglie, è un'associazione di volontariato che si occupa appunto del fenomeno dell'emigrazione e dei problemi ad essa connessi. Quali l'assistenza, per esempio l'assistenza previdenziale e l'integrazione, si occupa di favorire l'integrazione degli immigrati. Però non è questa l'unica attività della FILEF, oggi vorrei più che altro parlare di un'altra attività svolta da noi giovani della FILEF, che è quella di realizzare progetti di carattere culturale anche in cooperazione con altre attività di volontariato. E come esperienza di cooperazione, come esperienza, scusa, non ho
Quindi come esperienza di cooperazione vorrei portarvi la nostra esperienza nell'ambito dello SVE, del Servizio Volontario Europeo, iniziativa della DG22 della Commissione Europea, iniziativa rivolta a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, che consente loro di prestare servizio volontario in uno di quegli enti che svolgono attività nel sociale in paesi dell'Unione Europea, dell'Europa centrale, dell'Europa dell'Est, e le associazioni interessate possono presentare diversi tipi di progetti che possono riguardare diverse attività, quali per esempio l'assistenza agli anziani, l'assistenza alle persone disabili, assistenza ai bambini, oppure centri di assistenza per i senza tetto, progetti di tipo ambientale o anche progetti di tipo culturale. Da sottolineare il fatto che da quest'anno la procedura per la presentazione di progetti, di manifestazioni di interesse da parte delle associazioni interessate è stata notevolmente semplificata, e questo nuovo modulo che oggi insomma permette appunto a tutte le associazioni interessate che vogliano o che intendono presentare un progetto di farlo nel modo più semplice possibile, in modo di che si potranno trovare in associazione. Allora, per quanto riguarda più un problema più strettamente finanziario, bisogna dire che il budget, abbiamo avuto insomma a disposizione un budget non molto consistente, budget che però permette di coprire quelle spese volte alla formazione di questi volontari e a coprire anche quelle spese che permettono di mantenere contatti con altre associazioni di volontariato europee, e quindi creare delle reti attive con i diversi paesi. E per quanto riguarda in concreto la FILEF, bisogna dire che la FILEF si è occupata dei due aspetti del servizio volontario, sia del progetto di accoglienza sia del progetto di invio. E il progetto al quale noi sicuramente siamo più affezionati è senza dubbio il progetto di accoglienza, che si chiama MeetNet Sardinia, che è partito lo scorso anno nell'ambito dell'azione pilota, che ci ha dato sicuramente molte soddisfazioni. Il progetto quindi si è caratterizzato per il fatto che 9 volontari provenienti da diversi paesi europei sono arrivati in Sardegna e si sono occupati principalmente di raccogliere i miti, le leggende, le tradizioni della cultura orale sarda. Quindi si sono creati dei contatti tra i giovani, tra questi giovani e gli anziani, che appunto sono i depositari di questa cultura orale. E i giovani sono stati distribuiti nei diversi paesi della Sardegna, in piccoli centri della Sardegna, precisamente a Seui, Osilo, Sedilo, San Basilio e a Muggia. Alla fine della loro attività, sono rimasti qua in Sardegna per 6 mesi, e alla fine della loro attività hanno raccolto tutti i dati e si è arrivati alla realizzazione di un CD-ROM. Allora, ciò che vorrei sottolineare di questo progetto è soprattutto l'animazione e i contatti che si sono creati tra questi paesi e questi giovani, tra gli anziani e i giovani, e soprattutto questa ventata di interculturalità che hanno apportato. Inoltre, il progetto sta per partire la seconda edizione del progetto, che partirà appunto a giorni, quindi MeetNet Sardegna 2. Concludo dicendo che noi dalla FILE siamo a disposizione di tutti quanti per ulteriori approfondimenti o informazioni. Grazie. Salve. Io faccio parte dell'associazione Sucania. Sucania è nata circa 10 anni fa per iniziativa di un gruppo di volontari che hanno deciso di
mettere su un'associazione che si occupasse di cooperazione allo sviluppo in favore dei poveri del sud del mondo. L'attività di Sucania, proprio in base all'atto costitutivo, si svolge di fatto su due piani, anche se poi diciamo si è sviluppato più il secondo aspetto di questi due piani, diciamo, livelli che vi presenterò. Da un lato Sucania si impegna, vuole realizzare questa cooperazione direttamente nei paesi del sud del mondo, partecipando alla programmazione e all'esecuzione di progetti nei paesi del sud del mondo, a contatto diretto quindi con le popolazioni del sud del mondo. D'altro canto intende anche la cooperazione come impegno nei settori della informazione, della formazione e dell'educazione allo sviluppo. In Italia però, da svolgere in Italia, formando per esempio anche dei volontari dell'ambito del servizio civile che si possano occupare degli aspetti della cooperazione allo sviluppo. In questo impegno che Sucania da 10 anni a questa parte mette per quanto riguarda l'aspetto formativo delle tematiche alla collaborazione allo sviluppo, si inserisce appieno questo seminario che è stato organizzato, tra l'altro grazie alla FILEF e grazie alla Facoltà di Scienze Politiche, e che ormai si avvia a conclusione. Comunque in passato l'associazione aveva realizzato altri seminari di questo tipo, però sicuramente questo, per la frequenza dei corsisti e anche per il numero e l'importanza dei relatori, è sicuramente il più importante, e speriamo appunto che se ne possano fare altri di questo tipo, visto che tra l'altro hanno avuto abbastanza successo, così sembra. In passato, per quanto riguarda le esperienze più concrete di cooperazione qui in Italia, Sucania ha partecipato a un progetto di scolarizzazione di un gruppo di donne zingare. Era stato organizzato forse dall'assessorato al regionale al lavoro. Molti volontari di Sucania avevano preso parte attiva a questi corsi di formazione per le giovani zingare, un corso che tra l'altro ha avuto molto successo e che ha permesso alle persone che vi hanno partecipato di stringere dei rapporti di profonda amicizia che tuttora permangono con questo gruppo di zingari, con gli zingari che stanno a Cagliari, con quasi tutti questi zingari sono. Adesso quasi da sempre, da quando è nata Sucania, quindi da circa 10 anni a questa parte, l'attività fondamentale dell'associazione è quella di gestire una bottega del mondo, una bottega del commercio equo e solidale. Del commercio equo e solidale ha già parlato Tonino Perna venerdì scorso, quindi forse quasi tutti sapete di cosa si tratta. Si tratta appunto della vendita di prodotti che vengono da piccole cooperative del sud del mondo e che arrivano in Italia senza l'intermediazione delle multinazionali, attraverso una cooperativa di importazione che li acquista direttamente dai produttori, insomma, e poi le rivende in Italia tramite queste botteghe. Sucania è l'unica bottega del mondo che è presente in Sardegna adesso, e tra l'altro anche i prodotti che vengono venduti a Sassari e a Olbia nei supermercati oppure da altri gruppi di consumatori che sono organizzati in questo senso arrivano tramite la bottega di Sucania. In questa attività di vendita, di diffusione anzi del commercio equo, all'inizio ci sono stati parecchi problemi, nel senso che una città come Cagliari non era pronta a un discorso di questo tipo, a un discorso di commercio alternativo. Era un fenomeno, 10 anni fa era un fenomeno quasi sconosciuto anche in Italia. Sucania è tra le prime botteghe che nascono anche in Italia, quindi a Cagliari ancora di più. Quindi a poco però le cose stanno migliorando, grazie ai vari banchetti che facciamo, agli interventi anche nelle varie scuole o in vari convegni o altri incontri a cui siamo invitati o che organizziamo direttamente, riusciamo a poco a far conoscere i nostri prodotti e quello che c'è dietro i nostri prodotti, che poi è la cosa più importante, il discorso che sta dietro a ogni prodotto, il progetto, le persone che stanno dietro i prodotti, sono molto più importanti dei prodotti stessi, da un certo punto di vista. Adesso abbiamo cambiato anche sede, ci siamo trasferiti al corso, molti di voi lo sapranno già, per cui già è aumentata la visibilità stessa della bottega, è più facile che la gente ci conosca anche per caso, però insomma, una volta che ci conosce di solito torna, e ci stiamo proprio accorgendo di questo cambiamento dal momento in cui abbiamo cambiato la sede.
E quindi adesso speriamo appunto di che appunto che si possa andare avanti su così con questi ritmi, visto che insomma le cose stanno sempre più migliorando. E basta, per ora vi dico questo, se poi avete bisogno di notizie sul commercio eco, sulla bottega, eccetera, me lo potete chiedere dopo, grazie. Allora, Lucia è il Servizio Civile Internazionale, che è un'organizzazione non governativa di volontariato laica pacifista, che è presente in oltre 60 paesi del mondo e da 80 anni promuove attività e campi di lavoro nel tema della pace, della non violenza, del disarmo, della cooperazione e solidarietà internazionale, nonché tutela ambientale e emarginazione sociale. L'UCI è un membro consultivo dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa, è stato fondato nel 1920, quindi non è un'associazione molto giovane, da un obiettore di coscienza svizzero, Pierre Cérezol, che organizzò più campi di lavoro proprio nel novembre del 1920, all'indomani della Prima Guerra Mondiale, per contribuire alla ricostruzione post-bellica di alcuni villaggi lungo il confine franco-tedesco. Da quel momento si capì l'importanza dello strumento del campo di lavoro come forma di cooperazione e come forma anche di educazione alla pace e alla non violenza, dal momento che, se pensiamo a quello che fu l'esperienza di questo primo campo, che durò per ben 5 mesi, vide partecipare volontari tedeschi, francesi, lavorare insieme in un villaggio in Francia distrutto dai tedeschi poco tempo prima. Da questo si capì come il vivere quotidianamente insieme e lavorare insieme potesse essere uno strumento non soltanto per portare a termine il progetto che ci si era prefissi, ma anche uno strumento per educare proprio alla pace e alla non violenza. Dimostrare la possibilità che le persone possono convivere insieme al di là delle differenze della lingua e della cultura. Successivamente, dai contatti di Cérezol con Gandhi, l'associazione si caratterizzò proprio in senso pacifista e non violento. Nel 1949 è nata la branca italiana dell'associazione, che per circa 20 anni ha funzionato come una sorta di protezione civile, perché dal 45, perché nacque proprio nel 45, soltanto formalmente nel 49, fu impegnata proprio anche qui nella ricostruzione post bellica, quindi non soltanto nella ricostruzione di case civili, ma anche di ponti, strade, insomma vie di collegamento, fino a svolgere attività di soccorso durante i terremoti e le diverse alluvioni che si sono succedute fino agli inizi degli anni 70. Successivamente ha perso questa connotazione di pronto intervento, anche perché oggi comunque esiste la protezione civile che svolge fortunatamente questo compito. Un'altra cosa che posso dire è sicuramente questo, che gli scopi che l'associazione persegue e i principi che promuove vengono seguite diverse modalità, che vanno da quello che possono essere una semplice campagna di denuncia e di sensibilizzazione per un consumo critico, a campagne di solidarietà internazionale, basti pensare alle campagne fatte per l'Algeria, la situazione palestinese o l'ex Jugoslavia, fino alla campagna per la messa al bando delle mine anti-uomo, tutta una serie di attività di educazione alla pace nelle scuole, fino proprio al campo di lavoro, che è proprio l'attività di cooperazione centrale più significativa. Oltre a questo strumento utilizza poi quella che è la cooperazione decentrata, che indubbiamente ha un impatto sociale molto, molto più ampio, perché i progetti di cooperazione decentrata durano da un minimo di un anno fino a 3-4 anni, dipende dal progetto, e hanno un importantissimo impatto sociale nel momento in cui non soltanto verso il territorio a cui si rivolge il progetto di cooperazione, ma chiaramente anche per il territorio da cui parte questa iniziativa, nel momento in cui vengono coinvolte sia le scuole che le amministrazioni pubbliche, gli insegnanti e diverse associazioni di volontariato. Per
insomma, per capirci un po' e spiegare che cos'è effettivamente, che tipo di progetti di cooperazione decentrata lo ci promuove, penso di avere poco tempo, quindi faccio un unico esempio, che può essere quello portato avanti dal gruppo tematico che lavora all'interno dello SCI, Abya Ayala, che si occupa di tutte le attività di sensibilizzazione sull'America Latina. Questo progetto di cooperazione decentrata in collaborazione tra il comune di Rho in Lombardia e il SEDEPAC, che è un'organizzazione messicana che si occupa appunto di educazione ambientale e soprattutto recupero di quelle che sono le tradizioni agricole delle popolazioni campesine e di formazione degli stessi contadini a nuove tecniche di produzione agricola. Il progetto era appunto finalizzato a far sì che i contadini fossero formati a dare vita ad apprendere, insomma, formati per introdurre delle tecniche ecocompatibili ed ecosostenibili, perché questa è anche una politica che viene portata avanti dall'associazione, quindi qualsiasi progetto comunque sta sempre nell'ambito di quello che è la tutela ambientale. E tra l'altro questo progetto era volto anche a far sì che si recuperasse quella tradizione di produzione per l'autoconsumo e la vendita, che è stata praticamente eliminata da un sistema che in Messico promuove esclusivamente la monocultura. Questo progetto finirà quest'anno, giusto per fare un esempio. Grazie. Io sono Lucia, volontaria appunto di Manitese. Manitese è un'associazione che nasce agli inizi degli anni 60, in un periodo quindi fortemente caratterizzato da una sensibilità e un'attenzione per i problemi dello sviluppo. Sensibilità e attenzione che purtroppo è andata scemando con il tempo. Manitese è riconosciuta come organismo di cooperazione internazionale, quindi come ONG, insomma, organizzazione non governativa. Manitese è dotata di una segreteria nazionale che ha sede a Milano e poi all'interno dell'associazione si muovono centinaia di volontari che sono organizzati nei gruppi locali. Attualmente i gruppi sono circa 55 e sono sparsi nelle varie regioni italiane. Il gruppo di Cagliari, di cui io faccio parte, è uno dei più recenti, è nato circa 4 o 5 anni fa. È un gruppo piccolo, quindi non abbiamo molte forze e siamo sempre ben contenti di ospitare appunto nuove persone che con noi vogliano collaborare. Quali sono gli obiettivi della nostra associazione? Allora, organismo contro la fame per lo sviluppo dei popoli, questa in genere è la frase che accompagna il logo di Manitese. La fame a cui si riferisce Manitese non è solo una fame di cibo, ma è anche e soprattutto fame di giustizia, di pace e di solidarietà. Manitese agisce essenzialmente su tre livelli. Da una parte opera e ha sempre operato, sin dalla sua costituzione, una costante azione di denuncia sulle istituzioni di quelli che sono i meccanismi ingiusti che regolano i rapporti tra il sud e il nord del mondo e che generano appunto miseria e tanti altri drammi. Proprio per estendere anche la sua azione oltre i confini nazionali, Manitese aderisce a dei coordinamenti internazionali su campagne specifiche. Vi cito, in effetti è già stata richiamata, la campagna per la messa al bando delle mine, oppure il movimento che è nato per la marcia globale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, che appunto è avvenuta l'anno scorso in Italia, cioè in tutto il mondo, e in Italia è arrivata in maggio, coordinata appunto da Manitese. Un'altra attività che Manitese porta avanti è quella di sensibilizzazione appunto dell'opinione pubblica sulle problematiche dello sviluppo attraverso convegni, dibattiti, conferenze, attraverso l'azione nelle scuole e attraverso delle pubblicazioni. Esiste un mensile Manitese che si occupa dei problemi dello sviluppo e poi ci sono delle pubblicazioni su temi specifici. Manitese poi agisce nel concreto attraverso i cosiddetti microprogetti o microrealizzazioni. Vengono appunto così chiamati perché questi progetti prevedono importi molto limitati rispetto alle grandi cifre che le cooperazioni governative in genere hanno messo a disposizione.
Si tratta di interventi concreti, finora sono stati realizzati circa più di 1600 progetti in alcuni paesi più poveri dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina. Manitese dà prevalenza a progetti che vengono innanzitutto proposti alla nostra associazione da personale locale, da associazioni locali, abbiamo dei referenti in queste aree del mondo. Si dà poi priorità ai progetti che utilizzano tecnologie appropriate per il territorio appunto in cui devono svilupparsi, che possano essere autogestiti dal personale locale, quindi Manitese evita di mandare i cosiddetti volontari sul luogo, abbiamo soltanto dei rapporti costanti con questi referenti, naturalmente continuiamo a seguire i progetti. Si dà poi prevalenza a quei progetti che rispettano l'ambiente e in quest'ultimo periodo una particolare attenzione è stata riservata ai progetti che riguardano bambini lavoratori e soprattutto le donne. Manitese infatti da anni va ripetendo che nei vari paesi, in quasi tutti i paesi del sud del mondo, sono le donne il vero motore dello sviluppo. Ci si è infatti resi conto che tutti i miglioramenti di reddito delle donne si traducono immediatamente in spese tra virgolette sociali, cioè un miglioramento delle condizioni di vita della famiglia, in particolare dei bambini. Concludo accennando soltanto all'attività dei gruppi. I gruppi svolgono queste attività di cui ho parlato, molti fanno attività di riciclaggio, di vendita dell'usato per finanziarsi, proprio come al di là dei ricavati, anche come attività che serve per promuovere una cultura antispreco, un approccio ai consumi che sia ecosostenibile e non distruttivo. Un'ultima cosa, molti gruppi in Italia organizzano dei campi di lavoro e di studio che coinvolgono annualmente, si svolgono nei periodi estivi, circa 500 ragazzi, appunto in una esperienza di vita comunitaria basata su principi di sobrietà, di non violenza e di condivisione, quindi questi campi sono aperti alla partecipazione di chi fosse interessato. Grazie. Faccio parte della rete Radio Resh, che è un'associazione di solidarietà internazionale. Prende il nome dal Radio Resh, il nome di una bambina palestinese che è profuga palestinese che morì a Nazareth in attesa di un'assegnazione di una casa. La casa che era una delle case per lavoratori che la rete contribuì, cioè voleva contribuire, poi è morta prima di poterla ottenere. Quindi, e a organizzare in cooperative la rete come prima operazione, scusate, organizzò in cooperative i lavoratori i palestinesi proprio per poter riuscire ad ottenere una casa. Ettore Masina, che è fondatore della rete, uno giornalista scrittore, nel 1964 decise di dedicare intitolare la rete a questa bambina. Vi aderiscono all'associazione degli uomini e delle donne che hanno scelto di dare una solidarietà concreta a situazioni di disagio e il centro d'azione della rete è il divario fra nord e sud del mondo, anche perché la rete vuole essere espressione della presa di coscienza che la società in cui viviamo potrà essere cambiata solamente se la gente del nord del mondo opererà un grosso cambiamento nel suo stile di vita. Come per le altre associazioni, sono delle piccole progetti che vengono attuati dalla rete, attuati localmente con richieste locali, e anche qui il fatto che siano proprio referenti locali quelli che fanno operano il progetto e quelli che lo portino avanti è alla base delle operazioni della rete. Alla rete si aderisce con un impegno ad approfondire le cause dei mali della nostra società e a vederne le nostre corresponsabilità per promuovere iniziative e sensibilizzare a livello nazionale cittadino degli incontri che possano far conoscere a tutti determinate situazioni. Negli ultimi anni la rete ha organizzato degli incontri con Arturo Paoli, che ha parlato della nostra società vista dal sud del mondo,
con Ernesto Chiavacci, che ha parlato, affrontato la problematica dell'informazione. Le madri de Plaza de Mayo sono state invitate dalla rete assieme ad altre associazioni come lo SCI, per esempio, proprio per testimoniare la situazione che vivevano in Argentina, che vivono in Argentina. E l'anno scorso la rete ha sostenuto la campagna contro la deportazione silenziosa dei palestinesi da Gerusalemme Est, con cartoline all'ambasciata israeliana, al ministro degli interni israeliano, interpellanze parlamentari, proprio per far emergere questa situazione. Anche quest'anno ci promettiamo proprio di fare un incontro con Marcello Barros, che è un monaco benedettino che vive nel sud del Brasile e che è il responsabile della pastorale di Seme in Terra in Brasile, Senza Terra, e, per affrontare l'argomento sul giubileo visto dal sud del mondo, dalla parte degli esclusi. Oltre a questa presa di coscienza, la rete si aderisce con un'autotassazione periodica, che è generalmente mensile, e libera ma costante, che possa consentire l'attuazione di queste operazioni che poi la rete promuove nei vari stati, nelle varie località dove si rivolge, prevalentemente all'America Latina. Quest'anno per la prima volta la rete ha ampliato i suoi progetti ed è riuscita ad arrivare anche in Africa, per cui ci sono un paio di operazioni che partono in Africa. L'America Latina è il posto dove vengono attuate più operazioni, che sono delle piccole iniziative che nascono in loco, che devono essere perciò sostenute e mantenute dagli indigeni. Devono essere trasparenti, ecocompatibili e anche queste, come quelle per Manitese, devono avere la caratteristica di essere delle operazioni che portano poi a una completa autogestione, per cui formazione di cooperative che possano, con l'aiuto e il sostegno iniziale, però che possano in qualche modo poi portare ad una autogestione della cooperativa stessa. La rete di Cagliari è il referente nazionale per un progetto che viene attuato in Argentina, delle donne indie dell'Argentina, che sono tre cooperative che sorgono lungo l'acqua rada di Umahuaca, che è una zona montuosa al nord-est dell'Argentina, vicino al confine fra la Bolivia e il Cile. Sono una situazione delle villaggi che sorgono con limitata, hanno chiuso la ferrovia, se non mi vengono le parole, limitata possibilità di trasporto, per cui hanno iniziato un'attività avviando dei progetti fatti con le loro mani. Infatti i loro manufatti, che all'inizio erano maglioni, si occupavano di maglioni, tutta la parte della maglieria e gilet, allevamento di piccoli animali e produzione di marmellate con i frutti delle boschi locali vicini al villaggio. Purtroppo, proprio per la mancanza di trasporti, hanno interrotto la ferrovia vicino e per la globalizzazione, per cui il libero mercato, i maglioni e i manufatti non sono stati più fatti, se non per il mercato locale, perché i loro prezzi diventavano competitivi con quelli sia in Argentina, sia per Buenos Aires, sia poi, per non parlare poi dell'importazione presso altre botteghe qui in Italia. Per cui si sono dedicati esclusivamente all'allevamento degli animali. Oltre appunto alla possibilità di incontrarsi, per loro era molto importante vedersi insieme, discutere e affrontare le situazioni, affrontare tutte insieme, cosa per loro abbastanza nuova, la situazione di donne sole, perché vivono in un villaggio dove i mariti partono per trovare lavoro presso i latifondisti per il taglio della canna da zucchero, per cui vivono durante l'inverno, durante l'anno, completamente da sole.
E la testimonianza più bella sono le lettere che loro, tramite le referenti, che sono due donne argentine che le seguono, ci mandano ringraziando e essendo contenti di questi loro manufatti che chiamano le manos de della Quebradas, cioè questi loro prodotti, anche le marmellate, tutte contenti. L'ultima lettera della attuazione, hanno imparato a vaccinare gli animali ed è una grande conquista. E questo progetto, che adesso sta dando i primi segni di autogestione, avrà le caratteristiche, come tutti quanti gli altri progetti, di essere lasciato proprio perché le donne diventano autosufficienti. Gli altri progetti sono di diverso genere e occupano comunque dalla scolarizzazione al Brasile. Seguiamo un altro un gruppo di una casa di accoglienza per i bambini della strada che vivono a Salvador di Bahia, che anche questi il nostro impegno, l'impegno della rete di Cagliari, è quello di retribuire e dare un salario ad un'educatrice che li intrattenga nell'attività post-scolare, con attività col dopo scuola, che in maniera tale da tenerli impegnati. La caratteristica, perciò voglio ripetere, della rete è proprio quella di promozione di questi piccoli interventi che con questa autotassazione noi riusciamo a gestire, a mantenere e a rendere autosufficienti in maniera tale da poter pensare di ottenere un cambiamento, di voler ottenere un cambiamento e rafforzare i legami di solidarietà fra gli esclusi, anche perché in fondo noi siamo convinti che il nostro dare non è un dare quanto un restituire.